se non credo. Allora signori, dovete aspettarmi qui. Qui. Che vi devo parlare, dare alcune regole fondamentali per il proseguo dell'opera. Aspettiamo che escano tutti. Allora, signori, vista la pioggia abbiamo pensato di aumentare il numero degli spettatori per rendere tutto più difficile. Questa è un'opera che si percepisce camminando, col movimento. In fondo stiamo camminando in terra di Emilia e Romagna e quindi siamo in tema. Ci sono delle regole fondamentali. Uno, dovrete camminare il più compatti possibili, in modo che quello che dirò possa anche essere sentito dalle ultime persone. Due, mentre io cammino, voi non dovrete parlare. E questo per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché potreste distrarvi. Secondo, perché camminandovi io davanti potrei avere la sensazione che voi mi parliate alle spalle. Terzo, quando arriviamo a qualsiasi incrocio, state attenti alle macchine, perché non vogliamo incidenti. Prego. Succede sempre. Io sono andato via due prime. Grazie, se mi fa la sostituzione strada facendo. Venga. Grazie. Questo è il seguito tecnico che io volevo. Grazie. Chi è che la conosce? Nessuno di voi, vero? Destino proprio che ci dice sempre, maestro, e quella là la vede ancora. Fermi, fermi, che lui non frena. Ma maestro, quella là la vede ancora. Quale quella là? È quella che piaceva a me. Vuoi che te la racconti ancora la mia storia, il mio morto? Sì, Nerino. Ma dove sto andando qua, maestro? Allora. Dov'è il sparafucile? Tutti andavano. Bisogna di sparafucile. E poi tornavano. Il mio fucile questo, me lo deve dare, e io adesso te la racconto la storia che mi è andata così, che io lei l'amavo perché la vedevo sul balcone, tutti andavano via e tornavano, lei è andata via una volta e dico tu tornate, ma io l'amavo davvero, soltanto che io ero il contadino della sua famiglia, suo padre non me la voleva mica dare lei. E allora cosa ho fatto? Con la sua serva ci siamo messi d'accordo, un appuntamento a mezzanotte in casa sua. Ma la serva è mica stata zitta, l'ha detta al padre che è arrivato e mi ha puntato la pistola così a mezzanotte. Allora gli ho detto, ma dai, non far così, mettila via. Gli tiro via la pistola, cade per terra, pum! E muore il papà. Il fratello mi... delle volte mi viene da ridere anche a me, ma il fratello poi lui... se l'è presa con me, lui è diventato una camicia nera e io allora sono dovuto darmi la macchina, ho fatto il partigiano e Leonora poverina è andata a fare la suora e sulle montagne eravamo là che sbattagliavamo, morivano di noi, morivano degli altri e una volta proprio sotto un convento come c'è qua in questo paese dove sono venuto a abitare adesso, lì sotto, che poi ho saputo dopo e questo fa ridere che Leonora era proprio lì dentro il convento che mi stava guardando dalla finestra così, io e lui e il fratello, uno con la camicia nera, io con la camicia bianca, che la porto sempre, anche con il mio amico il maestro, ci abbiamo sempre la camicia così noi, neanche i capelli corti, adesso domani devo andare anche dal barbiere, e eravamo lì così,
così col fratello glielo sparato, è morto. Lei come ha visto la scena e corso, così l'ha preso. Ma ha guardato come per dire, c'è mica più niente da fare. Però mi fa sempre piangere. Lui mi vuole vedere piangere, maestro, vado via. Guarda cosa mi è rimasto a me, della mia vita. Un tappo da Lambrusco, ma anche di plastica. È tutto finito per me. Ma Nerino, questa mi sembrava la storia della porta del destino. È la porta del destino. È la porta del destino. È la porta del destino. L'ho presa un po' troppo alta, comunque fa così. Tutta questa gente che aveva detto 30. Caro Roderigo, abbiamo sforato i 30, anche 35, se per quello. Da un pezzo. Io non sono di queste parti. Vengo da fuori, faccio il sindacalista. E allora mettete in piedi qua a raccontarlo, no? Forse in casa stavolta. Come nei veri comizi. Qualche anno fa mi avrebbe tenuto. Però in Emilia Romagna quanto piove. Ma che storie anche. Ve ne voglio raccontare una. C'era Carlo, un giovane sindacalista, figlio di un ricco proprietario terriero. Si chiamava Filippo. Che era fidanzato di Elisabetta, la figlia del proprietario confinante. Filippo sa che alla sua morte Carlo, con le idee che ha, darà tutto ai contadini. E lui non vuole, lui vuole allargarsi. Allora cosa fa? Visto che è vedovo, chiede la mano di Elisabetta al vicino e se la sposa. Carlo è disperato. Elisabetta anche, perché i due si amano. Ma lei ha sposato Filippo per obbedienza al padre. Però intanto manda dei bigliettini a Carlo con degli appuntamenti notturni in un giardino, dove i due si amano e si disperano. A quanto pare si amano platonicamente. Ma comunque si amano e si disperano. Un po' si amano, un po' si disperano. Una volta Elisabetta non può andare a un appuntamento che ha dato a Filippo e manda la sua fidata amica Eboli. Però è buio. Carlo vede una figura e comincia a sparare frasi d'amore. Quando l'equivoco si chiarisce è troppo tardi. Anche Eboli è segretamente innamorata di Carlo. Allora, illusa e poi disillusa, diventa cattiva e giura di vendicarsi. Qualche tempo dopo, in una festa in paese, Carlo chiede a suo padre di lasciarlo andare a sostenere una lotta di braccianti in un'altra regione. I due litigano, dato che hanno idee politiche completamente opposte, ma soprattutto idee amorose completamente coincidenti. Stanno per venire alle mani, Carlo addirittura spacca una bottiglia su un tavolo e minaccia suo padre. A un certo punto si mette in mezzo Rodrigo, l'amico d'infanzia di Carlo, dipendente di Filippo. Si fa consegnare la bottiglia e Filippo chiama le guardie e Carlo viene comunque arrestato. Addirittura vorrebbe farlo condannare a morte, ufficialmente perché sovversivo, agitatore sindacale, in realtà perché, come dite da queste parti, vuole levarselo dai maroni perché è geloso. Nel frattempo la situazione si complica e peggiora perché Filippo, in una perquisizione delle sue, trova una foto di suo figlio in un cassetto di Elisabetta. Chi ce l'ha messa? Eboli, per vendicarsi. Una scenata. Eboli, visto il casino che ha combinato, si pente. Ormai è troppo tardi, fa giusto in tempo a confessare a Elisabetta che è stata lei, non solo, ma che nel frattempo è anche andata a letto con Filippo, lo è trascurabile, e poi fugge, sembra, in Sicilia. Nel frattempo Rodrigo si autodenuncia come sovversivo, agitatore, sindacale, eccetera, eccetera, per salvare l'amico e viene condannato a morte lui. Carlo viene liberato. Da questo momento di lui si perdono le tracce. C'è qualcuno che ha un poster? Una pergamena. Un poster. Grazie. Grazie. Dicevo, da questo momento di lui si perdono le tracce. Alcuni dicono che Carlo, non lui, Carlo, il nonno di Carlo, Filippo, Carlo, no? Carlo, Filippo, Carlo, il nonno di Carlo, 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 è morto già da molto tempo, si è venuto a prenderlo. Altri dicono che finalmente si è riuscito a fare il suo mestiere, che è partito ed è andato a sostenere i contadini nelle loro lotte. Dicono che abbia preso un treno a Reggio Emilia,
Io faccio questo mestiere da diversi anni e non l'ho mai visto. Secondo me è il treno che ha preso lui. Ma ragazzo, ma anche questa la, mi sa che sia la storia di Don Carlos. No. Dai, cantiamoselo col petto. Federico! Carlo! Federico! Carlo! Carlo! Dio che nell'alma infondere amor, volesti e spere, desio nel cuore accendere, tu dei di libertà, desio accendere, accendere nel cuore. Di vivere e di morire insieme, in cielo e ciel congiungere ci è la sua volontà. Dio che era mai fonde, amore, vorresti essere. È bella, è diventato. Ma pensate che tristezza! Vigilio! Ah, ma non è ancora finita qui! Vigilio! Ehi! Margherita! Maria Luisa, dove siete? Maria Luisa! Vigilio! Dove siete? Vabbè, qua mi sono crepati. Ma qualcosa è rimasto, ecco. Guardi. Ecco cosa è rimasto, solo questo. Questa era la bicicletta, o meglio, insomma, quel che ne è rimasto. Di Manrico, uno che aveva la passione della bicicletta. Uno di Montegridolfo, non so, forse lo conoscete. Era un tipo abitossi, capite, con la faccia un po' da toscano. E cos'è successo? Che uno di Tavuria, il solito marchigiano, insomma, gli ha fottuto la bicicletta. Era il solito ricchetto, così un po' annoiato, ne aveva già due o tre. Ma gli piaceva quella, quella di Manrico. Gli era fottuta, appena Manrico è venuto a saperlo, immediatamente gli ha ripresa. Prendi, fotti, ruba, strappa, brucia, soprattutto brucia. Ecco cos'è rimasto. Giuseppe a 27 anni aveva già perso due figli ed era rimasto vedovo. E l'ultima riga dice, e vivo ancora. Cesarino, questa tua era non la dimentico, ma ricordati che i 20 anni ti minacciano. Andiamo. Questo è il requiem del maestro, del maestro di Busseto, il Cigno. Perché qui, con tutta questa nebbia, già da due giorni prima dell'inizio dell'autunno, è sempre una specie di requiem, un corteo. Ma fermatevi qui, così, fermi, dove siete? Fermi così. Ci siete tutti? Siete tutti fermi? Fermi così. Pensate che là, o forse là, ci dovrebbe essere il mare. Noi lo dovremmo vedere. Ecco, in questo paesaggio, provate a sentire le note iniziali, questo introito del requiem del grande maestro, e provate a fare qualche passo indietro, così come eravamo venuti, forte, con del coraggio, con una specie di rallent. Sentite, così lo sentite meglio, non l'avrete mai sentito così, su, su, indietro, indietro, lì vedo della gente ferma, indietro.
Lui, il cagnetto, si controlla indietro. Come le pecore. Dove stiamo andando? In questo funerale c'è tanta nebbia che a momenti mi sa che non ci sia neanche il morto. Andiamo. E adesso di nuovo avanti. A proposito, questa ve la racconto mentre camminiamo. Aprite le orecchie. La sapete la storia del polverone? Al pulveron? Tanto tempo fa, in una di queste valli, in agosto, si alzava nelle giornate più calde un'aria torrida che poi diventava vento, un vento ma senza temporale. E quest'aria sollevava un grande polverone, ma grande, alto. E questo polverone scendeva giù per il canalone della valle, scendeva e scendeva, investiva tutto, le campagne, le montagne, le colline, e poi i fiumi, i greti secchi, le strade di fango secco, il lambrusco, tutto. E finché non arrivava in questo paese di Mondaino, e quando questo polverone, che chiamavano appunto al pulvaron, arrivava qua, questo fatto succedeva, attenzione bene, una volta ogni 30 anni. Quando questo pulveron arrivava qua, investiva tutto, le case, investiva i mobili, i carri, gli animali, gli ortaggi, tutta la loro povera agricoltura, e si fermava lì, in una polvere quasi di deserto. E in quel momento, lo sapete cosa succedeva quando il polverone si fermava qua? Succedeva che la mamma non riconosceva più il figlio, che il padre non riconosceva più la figlia, che lo zio non riconosceva più il nipote e la zia non riconosceva più i nipoti. Succedeva che i cugini non si riconoscevano più tra loro e ognuno girava per le strade così incredulo e non sapeva più dove era finito. Ma fermatevi, perché la cosa che vi voglio dire è questa, la cosa più bella, forse più succosa, è questa, che il polverone quando si fermava una volta ogni 30 anni stava qua sopra 3 giorni. 3 giorni, e per 3 giorni la gente girava leggera, per l'aria, così, per le strade, si guardavano con un piccolo sorriso sereno, con una serenità pari, così, come se fossero delle mele appese, delle starcore, che io preferisco, ed erano lì, leggere e sospese, in una sospensione di tempo che poi, non appena il polverone ricominciava ad alzare, fino ad andarsi a spegnere sul mare, finiva. Ma la cosa bella, che appena finiva, tutti si riconoscevano, e nessuno si ricordava più che cos'era successo. Adesso, signori, sto per farvi entrare nel grande teatro che abbiamo approntato per voi. Qui dentro, in questo convento, che abbiamo chiamato il convento dell'opera, dove l'opera ha preso il suo riparo e ultimo rifugio, qui si celebra il grande rito del melodramma emiliano del grande maestro Giuseppe Verdi. Prego! Sembra una bella canzone d'amore, eppure non è una canzone d'amore, non vi sembra una canzone religiosa, e non lo è. Questa è una canzone delle staffette partigiane, pardon. Le cantavano le donne in Emilia, quando andavano a portare gli alimenti e le armi ai loro compagni partigiani.
sì, anche questo c'entra con melodramma, sapete. Anche questo. Questa signora c'entra con l'opera. Prego, prego. Accomodatevi, che davanti i sicchini. E così che dietro a voi. Prego. Anche qui si cerca davanti i sicchini. Giuseppe Bertani. È morto in aprile. Era un partigiano. Partigiano nell'erba. Io forse lo so perché è morto. Aspettava i suoi amici. I partigiani che dovevano venire dalla pianura. La parola per riconoscersi era dolce. Ma così. Così. Gli era venuto da dire, la mia vita è amara. Io non so, non so se riuscirò mai ad avere la sua età, ma l'unica cosa che è dolce nel sapore e amara nel colore è questa. Prego, bevete, bevete signore, dolce e amaro, così. C'è chi prende e c'è chi lascia. Il tamarino è amaro, così. Levando le nostre norme. Multivalli, poi ritorno. E tu nero. Vecchio nero. Ciao maestro. Ti presento un amico. Venite qui. Un bel amico. Grazie. Stai tornando. Cosa vuoi dire? Stare a letto. Mi deve dire qualcosa, nero. È uno che ha dell'esperienza, sentite. Ogni tanto me la fa. Tu viaggi sempre con un sacco di gente. Cosa devo raccontarti? Che cosa stai mangiando, nero? Della cipolla. Mio padre mi raccontava, sapete? Ma adesso non c'è più bisogno. Mi raccontava sempre che una volta che i contadini raccoglievano le cipolle, le lasciavano nei campi, un po' cadevano. Un po' venivano lasciate perché erano le più piccole e non si sarebbero potute vendere. Bene, i poveri del paese, una volta, buona lo stesso, anche più buona. Una volta passati i contadini, i più poveri del paese andavano e raccoglievano le cipolle rimaste. Caso vuole che sembravano sempre le più buone, forse perché era l'unica cosa che c'era, maestro? Sì, chiaramente. Volete assaggiare un po' di cipolla? Un pochino. Va, dai, un pochino. Lì c'è un signore che... Sì, lui la mangia sicuramente. Anche un pezzettino di pane. Ecco. Un altro po' di cipolla. Un po' e di cipolla. Un goccio anche a me, va. Va, dai. Non ne ho per tutti però, mi dispiace. Sono le ultime. Ormai la terra è molle. Sono troppi oggi, sono troppi maestro. E da bere dietro non ci beve niente, nero. Vabbè, il vino il mio però me l'avete portato via l'altra volta, Vabbè, sì. Qualcosina. Che non succeda più. Non succede più. Se qualcuno vuole bere, mi dispiace, accollo, ma qui si fa così. Un po' di cipolla? Buon ambrusco. A bere un goccio. Sente la bocca secca, ma non vi lasceremo bocca secca, state tranquilli. No.
La ridò nero perché attenti che sarà. Anzi, nero, posso. Un po' più. Salute. Prendiamo. Viva il vino spumeggiante, come diceva il maestro di Livorno. Grazie, alla maestro. Tua, nero. Speriamo. Alla vostra. Voi credevate che fossero finti, vero, i botti di prima? Signori, è la guerra, la vedete? È la guerra. No, non potete continuare così. Io ho una cosa, io vi faccio ascoltare una cosa che sembra scritta per voi. No, non potete continuare così e voi state lì, questa me la vedo io. Cortigiani, il razza dannata! Perché? Non potete continuare così. Dove andate? Dove vi nascondete? Dove andate? Cosa fate? Cortigiani, assassini. Lo sentite? Enrigoletto! Enrigoletto! Ma voi siete come quelli che gli facevano gli scherzi, che poi finiscono male questi scherzi. Finisce tutto in una grande morte. Cortigiani. Assassini. Assassini, sì. Andiamo qua, va. Qua c'è una gran tristezza, la nebbia, la terra. Forza, ci siete tutti. Avvicinatevi al banco, prego. Non mi vale dubbio, maestro. Dai, dai, che adesso lo sveglio, non vi preoccupate. Sembra morto, ma è lì. Non si può sempre pensare alla tristezza. Hermes, Hermes, fate un miracolo, potete anche mettervi lì sul posto. Qua sono mettervi io, Hermes, Hermes. Pensavo si fosse addormentato. Aia. Aia, aia, aia. Hermes. State a sentire adesso che cosa vi dice. E ha sempre delle sue. Vacche, vacche, piene di latte e di merda. Maledizione, la dannazione è qui dentro di noi. Aumenta con gli anni e ce la sentiamo addosso. Maledizione che quando non ti tira, hai mai munto un toro? Quello della 500, poi c'è anche quello del cinema e quello del curatello. Era buono il curatello, è buono. Senta, è buono, vero? È buono il curatello. Mi hanno detto vieni, mi hanno portato là sulla torre e mi hanno chiesto sai cantare? No, tu lo sai, io non so cantare, eppure mi hanno insegnato a cantare, mi hanno insegnato a cantare il canto del tradimento. Mio padre è un partigiano e mi hanno insegnato il canto del tradimento. E loro hanno detto tuo padre ha tradito, invece no. Mio padre non è un traditore, non ha tradito,
Perché tutto è tradito e niente è tradito. Però maestro, vedo che c'è gente, questa è casa mia. E per l'occasione vedo che c'è del vino, del pane, del salame. Volete mangiare qualcosa? Prego. Credo di siermi. Volete bere? C'è da aspettare. Lei vuole che la faccia proprio bene. Anche lei, signora, che ride, mi fa piacere, molto contenta. Prego, servitevi, aiutatemi, siete parecchi. Dopo mi fai ballare però con una donna, che 10 anni non faccio più. Certo, qua si balla, si mangia, tocca si beve. Tocca ballare con lui. Ma noi quando balliamo ci divertiamo. Ma Hermes, è questa storia, poi il canto del traditore... Chi ne vuole, prenda. Il pane e il salame, qui, chi ne vuole? Ecco qua. Sperate che vi spetti. Questo è un più saltante. Su, porta, sentati di detta, che non possiamo stare tutta la sera qua. Chiedo? Una volta che vengo una festa mangiano e basta, maestro. Mentre mangiano gli racconto questa storia, va. La storia di Baratto, la sapete? Chi vuole? Era uno che non si chiamava così, non mi ricordo come si chiamava. Faceva il professore di ginnastica. Ma il Giuseppe in paese. È ancora vivo forse. Questo professore di ginnastica un giorno gli salta per la testa che non avrebbe più parlato. Perché? Oh. Lui matum, poi se n'è andato e gli ha preso anche la casa. E anche il conto. Adesso beva. Era un libretto portatore, così. Però lui non si è scoraggiato. Da quel momento hanno cominciato a chiamarlo Baratto, non so perché. Fatto sta che lui è andato a cercarsi una casa e ha trovato una camera nella casa di due vecchietti, marito e moglie, 50 anni, notte d'oro compiute. Loro gli hanno detto, se tu vieni, noi abbiamo dei problemi di comunicazione, abbiamo bisogno un po' di compagnia, tu ci racconti delle storie e noi ti facciamo... Ti diamo la camera gratis, va là, tanto il nostro figlio se n'è andato, ha già dei figli, figurati, i figli ormai hanno già dei figli anche loro, qua non finisce più. E allora sapete cosa è successo? Ma niente, non è successo niente lì. E cosa è successo? Che lui però non poteva parlare e gli ha fatto capire a suono di segni e di spintoni che lui poteva ascoltare, quello sì, io posso ascoltare. E allora si è messo lì. E loro hanno cominciato a raccontargli la loro vita, una lunga storia d'amore, lunga come una preghiera di 50 anni. Passo per passo, giorno dopo giorno, tutti gli episodi più belli della loro stupenda e dolcissima storia d'amore. Ed erano contenti così. Baratto se ne stava lì, ascoltava tutte le sere, la TV era sempre spenta, sopra si avevano messo un centrino che calava fino a metà, e tanto non gli importava, perché loro avevano Baratto. E che cosa faceva Baratto di bello? Baratto di bello aveva il bancomat. Lui senza il bancomat non avrebbe saputo vivere. Perché lui al sabato, col suo stipendio da insegnante delle medie, andava là, prelievo 500.000, andava in un ipermercato, le spendeva tutte. Caricava una macchina di roba, comprava anche dei piatti, anche dei salvagente, di tutto. E poi portava tutto in casa, il venerdì sera buttava tutta via la roba perché non riuscivano neanche a consumarla. Altro bancomat, altro ipermercato, cittamercato, ci stai detto 4 ore, Hermes, 4 ore. Non ci credo, Ma perché questa storia? Perché Baratto non avrà più voluto parlare? Dopo ve lo chiedo, però comunque pensateci adesso. Hermes, ma tu sei rimasto lì con questa storia di Tara, la torre, traditore, ma cosa aveva combinato tuo padre? Dillo, perché padre, è una cosa importante. Mio padre era un partigiano. Era uno che aveva del coraggio. Uno che aveva del coraggio, certo. E loro, i partigiani, avevano organizzato uccidere il duce a Tara durante la rappresentazione del Rigoletto. Sapete che durante il Rigoletto si spara e loro avevano pensato di mettere una bomba e di uccidere il duce con questa bomba, solo che mio padre ha detto no, voi non potete fare questo, non potete uccidere altre persone. Quindi il giorno dell'attentato c'erano i carabinieri e quindi il duce non è morto. E per questo hanno detto mio padre, tu hai tradito, ma non è vero,
mio padre non ha tradito, perché tutto è tradito e niente è tradito. Tutto è tradito e niente è tradito. Ma come andò a finire questa storia? Chi è che avrà ammazzato il grande partigiano? Suo padre, insomma. Questo eroe della resistenza, chi l'avrà ammazzato? Risulta dal monumento ammazzato da mano rapide. Fascista. Certo, nel 36. Pensateci anche a questo, come si potrebbe finire una storia di questo tipo? Sono le storie della nostra terra, signori. Pensateci. Qua mi verrebbe da continuare ad ascoltare questa musica, perché la situazione si è fatta triste. Però la sfumo, perché voglio leggervi una cosa che ha scritto il maestro di Busseto. Va bene. In una delle sue tante lettere, una cosa bellissima. Sentite un po'. Una volta lui scrisse, momento che la c'era, gli anni cominciano proprio ad essere troppi e penso che la vita è la cosa più stupida e quello che è ancora peggio, inutile. Cosa si fa? Cosa faremo? Stringendo ben tutto, la risposta è una, umiliante e bassissima. Nulla. Andiamo fuori. Qua cominciano i finali delle opere che abbiamo preparato per voi. Io rimetterei su un po' di requiem. Scusami, Hermes, se ti lasci così. Ciao, ragazzo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Hermes, io non faccio complimenti. C'è la figlia di quel deficiente del guardiano. Lei almeno si è salvata. È rimasta un po' toccata, ma scrive dei versi bellissimi. Ci rilegge così, tutte le sere che noi veniamo qua. Legge. Aspettate, forza, venite. Quando ci siete tutti lei comincia. Però non interrompetela. Io le voglio mettere su un pezzo, una Traviata, un preludio lato terzo. Bellissimo, sentite. Molle, molle pianura del Po, lascia le tue donne intrigare, mischiando il sangue e seme delle classi. Lasciale uscire dal sole, dalle chiese del sole mattutino, portandosi la soluzione come un mazzolino di viole fresche sulla sera del tè. Ho detto sera, ma ho scritto seta. È una cuccia di erba fresca, metà all'ombra e metà al sole. Senti, bambina, ne ho anch'io di belli da leggere. Sono un poeta della nostra terra. Altro tempo è passato. La nonna si accontenta dei fiori di carta nei cimiteri di pianura, la scarsa pietà, da venti aridi, da polvere e brume interminabili visitanti. Ma qui, dove si sfasciano gli attrezzi inutili, le botti malandate, le sedie rotte, e fermenta una paglia rimasta dalle ore dell'ultima trebbiatura, qui ci fa caldo ancora. E calde sono le mani che si stringono, giovani, caldi corpi che si sporcano la prima volta comunicandosi una gioia che le rondini chiamate a raccolta non turbano dall'altra trave, vertigine presto sparita, gli occhi che si chiudono. Senti, bambina, la stagione piovosa ti promette un'allegria di cibi e di liquori
ti farà scordare la dolcezza d'altre gocce di pioggia sopra coppi lontani e il caro grembo perso, poco più che fanciullo, e le rondini che fuggivano tornavano sempre requie, mani ruffiane operano in cucina, sempre requie, abbandonati il rosario e il tabacco, il matrimonio è santo. La beatitudine di una lettura fa sole ombra, sole sulle gambe nude, ombra sugli occhi netti di peccato, netti di sonno. L'angoscia dopo la trafittura s'adatta, il nido che si è scavata, ci sta come un'ape assopita, che si sveglierà solo a tratti, ma per tempi sempre più lunghi di idolia, i chiedenti balsami ogni volta più rovinosi, emozioni tossiche all'anima fanciulla. Da tre alberi, nodosi, adulti, pendono a lenti grappoli i sigari, pronti per l'uso, che i ragazzi, fingendosi adulti, fingono di fumare prima che tu, inesperto, li avessi visti, te ne offre un mazzo, così che il gioco del pasto si prolunghi calmo, anche se avventuroso, perché è consumato a distanza da casa, in territorio ignoto verso sorgenti impossibili. Sigari. Prendete. Adesso vi dai i sigari. Ne volete? Prendete. Sono buoni. Assaggiateli. Ma dovete accenderli però. Assaggiateli. Altrimenti ci resta male. Si accendono. Ecco, anche a voi. Non li avete mai fumati? Quando si va lungo le rocce, lungo le vigne. Assaggiateli. Prendete. Sono buoni. Non avete da accendere. Che anche voi ascoltiate queste, la musica di Bizet. Questo è Mediterraneo. Noi amiamo molto Verdi. Verdi, anche grande avversario, Riccardo Wagner. Ma prima o poi lo abbandoneremo. Andremo giù al sud. Noi vogliamo una musica più calda. Noi vogliamo le sigaraie, vogliamo le Carmen. Venite, andiamo. Si dice che le strade a ritorno siano sempre più brevi. Diverse dall'andata, irriconoscibili, perché svuotate di speranza e di attesa. Venite, andiamo, venite. Ma dove andate? Ma dove andate? Io vengo per la morte. Sedete. Vengo per la morte. Su, su, lasciatela passare. Sedetevi. Questa è un'altra parte. Dove andate? Il figlio del guardiano. Io vengo per la morte. Oh, Desdemona, strangolata dalle mani di quel moro, cieco di gelosia. Ma io lo so che tu eri fedele e che la colpa era delle altre donne e dei loro mariti. Eleonora, che principessa, che si avvelena per non essere toccata da quel conte, che poi era il fratello di Manrico, lo zingaro, il trovatore di quella pira. Rigoletto, e chi lo poteva mai sapere che nel sacco c'era anche tua figlia Gilda, che voleva salvare quello che le aveva violato la purezza. Violetta,
Io non avrei accettato di morire lontana dal tuo Alfredo per colpa di sua sorella e di suo padre, che non sapeva neanche bene quello che diceva. E Luisa? Morta come mio zio, per un pezzo di terra, avvelenata, ma fedele al suo Rodolfo, che però almeno prima uccise Vuro. Eleonora, che bella ragazza, una disgrazia e ti sei fatta suora, maledetta dal padre e uccisa dal fratello. Celeste Aida, poverino, fino alla tomba l'hai seguita. Che fine là sotto. Però Amneris piange e tu invece sei morta abbracciata al tuo Radames. O terra, addio. Anni fa, tutte le sere, alla Fenice, si presentava alla fine di ogni opera una vecchia barbona che le maschere lasciavano entrare. Vengo per la morte, diceva. È solo il finale che mi interessa. La fine. Vengo per la morte. Veta, Veta, cos'è? Menta te, non vorresti mia disturbare chi tu la che drengo usassi dall'erba. Mi ha confessato. Mia madre si faceva, hai capito, dal padrone del podere dove eravamo mezzate. Chi lo ha capito? Lui diceva, andiamo sul granaio a contare i sacchi del frumentone. Io correvo dietro al faraone. Mia zia faceva lo sfoglio. E di mio padre vedevo soltanto il cappello di paglia in fondo alla piantata. Ma io ci passerò per quello fratello. Quella che le volevo bene più di mia madre. Lungo là verso le 8, il 12 di giugno 1921. Un arco l'ha sverginata. L'hanno cambiato anche il nome. L'hanno anche asfaltata. Cosa si potrebbe fare? 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 Ve lo dico io cosa si potrebbe fare. Fermi, fermi. Perché qui adesso voi dovreste dirmi le soluzioni. Però visto che ormai è buio e credo che la fame di nuovo vi ruzzoli nello stomaco, per velocizzare la cosa, vi dico quelle che sono le mie impressioni. Perché Baratto non ha più parlato? Ma è semplice. Perché in un tempo in cui ci sono bancomat, carte di credito e ipermercati, che senso ha parlare? Se uno vuole può anche tacere. E poi il padre di Hermes, la brutta fine che ha fatto a Tara, pensate Tara, questo paese, Tara, eh? Lui che ha voluto sventare l'attentato Mussolini, non avrebbe mai accettato che saltasse in aria un teatro per uccidere un uomo, che saltasse in aria tanta gente per uccidere un uomo. E allora lui ha detto, amici, quando gli dicevano canta, canta il canto del traditore, spia,
quella 500, fanatici, i culatelli. Io gli ho detto, amici, calma, so che voi mi volete uccidere e io accetto questa sentenza. Non ci sto più a questo gioco, però non vi conviene uccidermi voi, oppure uccidetemi. Però fate figurare che sia un attentato fascista. Voi avete bisogno di eroi, non di uomini. E poi quell'altro poveraccio dall'occhio distrutto. Beh, io sono convinto che lui quella sera, coi capelli neri lunghi, li ha carezzati con la più totale innocenza. Ma quelle legnate che gli hanno spaccato la testa, gli hanno fatto restare lì quella bambina, lì come un'ossessione, nei giorni di coma in ospedale, di rianimazione. E poi ci sarebbe anche l'epilogo della storia di Violetta, di Traviata. L'avrete conosciuta un po', la storia vi è stata raccontata, no? E beh, io non so dove sia arrivato il ragazzo prima, però grosso modo i fatti andarono come voi tutti sapete e potete immaginare. Il padre rivela al figlio che è stato lui a convincere Violetta a lasciarlo, per salvare il matrimonio della sorella. Il figlio Alfredo va su tutte le furie. E decidono immediatamente di correre lui e il padre al capezzale di Violetta, che sta morendo. Ma troppo tardi, oppure giusto in tempo per poterla vedere morire e averla tra le braccia per l'ultima volta. Ma qualcuno di voi aveva la lettera? Prego, prego, si avvicini. Lei e Violetta. Un'altra volta faremo qualcosa assieme. Prego, l'apra, l'apra. E se la volesse leggere, dice la luce, a loro. Il paese e la data, è molto importante. Allora, Ciano Denza, 16 settembre 1944. Tu taci ormai, se io me ne vado. Altrove ed altri la tua voce ascolteranno, Chiara. Tu vai e io sono destinato al volo, all'assenza. Abituati da sola a ritornare dove sono stato, eroe e traditore, violento e lento nel dolermi di questa vita. Quando tutta la terra necessaria ci avrà definitivamente separato, allora e solamente allora potrai sperare di chiudermi gli occhi e solamente allora potrai lasciarmi stare in te. Tuo Alfredo. Perché queste storie di Violetta e di Alfredo si sono ripetute sempre. Questo era un partigiano, o forse un traditore, non lo sa. Però l'unica cosa che si sa è che lui ha lasciato Violetta e se n'è andato a fare quella che chiamarono poi la resistenza, ma adesso non c'è più. Qua c'è la fine. Come scala, maestro. Immortale. Chissà cosa, un morto, un nato, le cartacce per terra, i piatti sporchi, rotto un bicchiere. Sono rimasti vecchi a sonnecchiare, gli altri dietro un pagliaio a far l'amore. O seduti sul muretto si dividono la nazionale in due.
Gianni cominciò un discorso. Ride l'amico perché Gianni ha i pantaloni sbottonati. Forse in tutta Italia sarà il primo ad elencare le ragioni per cui si va con le puttane. Dovessi addormentarmi, ricordatevi di spegnere la musica prima di andarvene. Ora potete ridarmela. Certo, dentro, sono andato tutto, anche io.